siamo qui a fare questa presentazione. Così si parlerà un po' di Santo Stefano, visto che Santo Stefano è un posto così bello, così lo facciamo conoscere anche a quei pochi che non lo conoscono. Un posto meraviglioso, accogliente, pochi, veramente al top. Chissà Loriana dov'è che doveva arrivare? Invece ancora no, non si vede? Chissà dove ma sarà. Avrà perso la strada, chissà dove sarà, ma vediamo un po'. A fare di meglio. Di meglio, certo. Per arrivare qui da noi, magari qualche cala dove fare il bagno o qualcosa del genere. Senti Giancarlo, dato che Loriana si è persa, non si vede, vogliamo farlo noi questo annuncio? Sì, facciamo in questo modo. Quindi diamo il benvenuto a tutti a questo nuovo video COP Trek. E questa è una nuova puntata da parte dei soci qui di Porto Santo Stefano, della Costa d'Argento, di Porto Santo Stefano in particolare. Un saluto. Salutiamo tutti, io sono Giancarlo Malacarne. Io sono Giovanni Graziella e noi siamo dei soci appunto della COP che diamo una mano dove c'è bisogno. Vi diamo benvenuti, il benvenuto e buona visione a tutti. Pronti? Partenza, click. Ma Loriana? Ma guarda! È già su gommoni, quindi pronti? Partenza, splash! Ciao soci! Indovinate un po' dove vi portiamo oggi? Già forse dal colore che mi circonda e da questo ondeggiamento capirete che siamo proprio in mezzo al mare. Ma quale mare? Quello del Monte Argentario, infatti siamo proprio sotto la torre di Capoduomo e abbiamo questa meraviglia, stupenda vegetazione, rocce, l'isola del Giglio, l'isola di Giannutri e il Monte Argentario si staglia proprio davanti ai nostri occhi. Vincenzo? Ed eccoci qui con il dottor Vincenzo Spagnolo. Siamo in una meraviglia, in un anfratto di calcare cavernoso. Ma che cosa sta succedendo qui? Che cosa fate qui? Ma dormite qui, state qui, che fate? Ebbene sì, dormiamo qui perché ora che siete venuti vi siete anche resi conto un po' delle caratteristiche logistiche un po' di questo posto. Non è facile arrivarci e il mare comanda, perché basta ci sia un po' d'onda diventa decisamente complicato poter attraccare. Sì, dormiamo qui non per un discorso di volontarismo eroico né perché vogliamo fare cose strane, ma perché siamo in uno dei siti più belli certamente, ma anche più interessanti dal punto di vista scientifico per quello che è lo studio del Neanderthal, una forma umana che è vissuta qui in Italia, in Toscana anche, per un lungo periodo e che ha preceduto in questi luoghi l'arrivo della nostra specie, dell'uomo moderno. E quindi questo è un mestiere veramente avventuroso, l'archeologo. Che cosa fa l'archeologo? Allora, l'archeologo non è Indiana Jones. Sfatiamo subito dei miti, anche se a volte sembrerebbe, però non lo siamo. Certamente a volte fare l'archeologo può essere un lavoro molto d'avventura, in questo senso qui lo è per molti versi. Però molto spesso è un lavoro di routine, di meticoloso e attentissimo lavoro scientifico sempre, però non sempre ci sono questo tipo di realtà così complesse da un punto di vista logistico, così avventurose, che in qualche modo possono fare la differenza e dare quasi l'idea dell'Indiana Jones, ma non siamo Indiana Jones, siamo comunque degli scienziati e per fare questo tipo di lavoro molto spesso è fondamentale la collaborazione con tutte le realtà del territorio, sotto molti aspetti. Per esempio, in questo caso specifico, il supporto dei Vigili del Fuoco, del Corpo dei Vigili del Fuoco di Grosseto, è fondamentale, perché senza di loro sarebbe letteralmente impossibile poter venire qui. L'impalcatura, tutto ciò che esiste qui, che ci permette di salire in questa grotta e di poter fare le attività, dipende fondamentalmente da loro.
ma anche alle comunità locali in tutte le sue forme. Ovviamente voi SociCoop sapete bene il grande aiuto che ci date, il comune stesso, la Croce Rossa, cioè sono tutte componenti in qualche modo di un puzzle che si incastra alla perfezione e che permette a noi archeologi di poter fare le nostre attività di ricerca in sicurezza, con una certa serenità e tranquillità, soprattutto laddove purtroppo non sempre ci sono delle sovvenzioni a livello economico che ci permettono comunque di poter lavorare in maniera continuativa. E poi è fondamentale la comunità locale, la comunità che deve capire il tipo di patrimonio, la ricchezza che ha e che deve tutelare in qualche modo e difendere. Coop Tirreno mi sembra che già da tanti anni, no? Sì, che... esatto, già da tanti anni ci supportate, grazie comunque al vostro contributo, a alleggerire una delle voci di spesa che comunque è significativa, perché considerate che noi normalmente una campagna ci dura un mese, stare un mese in grotta implica tanto. E quindi una spesa importante che grazie a voi possiamo sostenere in maniera più serena. Allora grazie soci, perché questa è la sezione soci Costa d'Argento che diciamo aiuta anche la ricerca. Esatto, la socialità che aiuta la ricerca. Esatto, grazie ai soci e la socialità, l'altra parola chiave importante, perché non è soltanto un discorso di istituzioni ma anche di popolazione. La popolazione deve rendersi conto di quanto sia importante il tesoro che ha sotto i piedi e lo deve proteggere e tutelare, oltre che conoscere. Ed è quello che anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare attraverso le nostre iniziative, cercando di rendere pubblici i risultati delle nostre ricerche. Di solito lo abbiamo fatto attraverso conferenze, degli articoli divulgativi, poi ci si inventa ogni tanto delle nuove forme. Il Covid, in tutta la sua tragedia e crudeltà con cui ci ha colpito, ci ha dato lo spunto per inventarci qualcosa di nuovo, che è esattamente... come il Videocoop Track. Esatto. E allora andiamo alla scoperta della Grotta dei Sandi insieme a questo grande appassionato, nonché archeologo, Vincenzo Spagnolo. Siamo non solo al centro della Terra, ma siamo al centro di uno scavo. Esattamente, qui siamo al centro di uno scavo e questo muro di terra che vedete, quasi così minaccioso incombere alle nostre spalle, è in realtà un libro fatto di pagine un po' diverse da quelle che siamo abituati a vedere, pagine fatte di sedimenti. Si tratta di strati, livello sopra livello, che a volte si distinguono per fattori cromatici, per contenuto, sono tanti criteri, insomma. Però ciascuno di questi strati ci racconta una storia di ciò che c'era dentro, di ciò che ci è vissuto dentro. E allora qua cosa ci raccontano? Ci raccontano, per esempio, di forme di vita, in qualche modo, che hanno abitato questa grotta a partire da 50.000 anni fa. Qua giù, in basso, dove vedete tutta questa roba nera, in realtà sono residui di livelli confocolari in cui sono vissuti gli uomini di Neanderthal. E poi vedete ci sono altri livelli che continuano in cui c'è sempre stato il Neanderthal. L'ultimo episodio di occupazione è questo focolarino qui in alto. Nel mezzo tanti altri livelli in cui un altro inquilino della grotta, un po' inaspettato, era la iena. Questo per esempio è un coprolite, significa un escremento fossile, esattamente come queste cose un po' più spiaccicate. Quindi immaginiamo dei gruppi che in ogni caso erano nomadi, perché erano gruppi di cacciatori e raccoglitori che andavano e venivano alternandosi con la iena nell'occupazione di questo splendido luogo. Una stratigrafia incredibile. Escono persino, vedete, dei denti probabilmente di un erbivoro. E qui, proprio sotto una stalagmite gigante, proprio che caratterizzano stalattiti e stalagmiti, questa grotta chiamata dei Sacchi proprio perché sembrano figure di persone in preghiera, io voglio fare una delle tante domande. Mi sono portata, vedi, la gentina che mi hanno fatto, tutta piena di domande, me l'hanno fatte i soci. Risponderemo a tutto qua. Sei pronto? Pronto. Allora, mi chiede un socio. La differenza che c'è tra l'uomo di Neanderthal e l'uomo sapiens? L'uomo moderno, esatto. Le differenze sono innanzitutto anatomiche, perché sono le differenze che balzano subito agli occhi. Sono un po' dei tecnicismi da descrivere, quindi è un po' complesso, però per dirla semplice, Neanderthal aveva una corporatura più tozza, in quanto è un tipo di adattamento agli ambienti più freddi che c'erano in Europa rispetto all'Africa da cui noi proveniamo,
dove invece c'erano forme più longiline, una forma che serve per trattenere il calore nel corpo. In più avevano una fronte sfuggente con un toro, si chiama, questa parte che abbiamo sopra gli occhi, abbastanza anche sviluppato. Il mento non lo avevano, il naso era abbastanza importante, non proprio come il mio, però era un naso importante e serviva in qualche modo forse anche a trattenere meglio il calore, probabilmente. Sono abbastanza convinto che i Neanderthal erano, da un punto di vista psichico, in qualche modo simili a noi. Simili significa che potevano non necessariamente essere identici. In cosa consistevano le differenze? Una delle sfide, secondo me, della ricerca moderna, che tante volte è stato fatto in maniera un po' troppo superficiale, non parlo chiaramente del nostro gruppo, parlo un po' dei primi approcci quando ancora c'erano pochi indizi, però è importante approfondire il più possibile, cercare di capire, di trarre da queste evidenze che noi abbiamo nei siti quanti più indizi possibili che ci facciano capire chi erano, com'era la loro socialità, quali erano le loro abitudini, qual era il loro modo di rapportarsi all'ambiente, e mettendo tutte insieme le tessere riuscire in qualche modo a ricostruire veramente nella maniera più possibile realistica quella che era la vita, il modo d'essere di queste forme umane che ci hanno preceduto. Ancora un'altra domanda, Vincenzo, un socio, anzi una socia, sai come siamo noi donne, no? Ha pensato, ma insomma, questo uomo di Neanderthal era socievole, non era socievole? Poi, visto che hanno trovato delle tracce nel nostro genoma del DNA di Neanderthal, insomma, si saranno innamorati di una donna sapiens o viceversa? Ci sarà stata un po' di socialità? È una domanda molto interessante perché peraltro apre a scoperte che sono molto recenti. Fino a poco tempo fa si pensava che noi e i Neanderthal proprio fossimo due specie completamente diverse. E invece, grazie agli studi del DNA, appunto, emerge proprio questo, che ad un certo punto ci sono stati degli incontri, ma quello lo sapevamo archeologicamente, ma degli incontri un po' più intensi rispetto a delle semplici visite. Quindi c'è stato uno scambio di geni, si sono accoppiati, hanno prodotto prole fertile, il che cambia anche un po' la prospettiva che abbiamo su questa forma umana, perché due specie diverse, se si accoppiano, o non producono prole o producono prole non fertile. Quindi anche questo è un indizio che ci fa capire che in fondo non eravamo proprio troppo diversi, altrimenti non sarebbe stato ciò possibile. La questione della socialità, certamente, un po' l'abbiamo anche introdotta con qualche domanda precedente, in effetti. Ci sono molti indizi che ci fanno capire che i Neanderthal non erano degli automi. D'altro canto non lo si poteva assolutamente essere. Perché l'unico modo di sopravvivere, soprattutto quando si ha a che fare con la natura selvaggia nel suo vero aspetto, è quello veramente di cooperare, di essere gruppo, non di scontrarsi e dividersi. E in questo senso il Neanderthal è una specie socievole che protegge i propri simili. Per esempio il fatto di aver individuato diversi individui con gravissime malformazioni dovute magari a degli incidenti di caccia, chissà, o anche individui molto anziani. Si tratta di individui certamente che non erano autosufficienti, sarebbero morti in brevissimo tempo se fossero stati abbandonati. Invece il gruppo c'era e si è preso cura di loro. Benissimo, quindi vuol dire che erano socievoli e anche si innamoravano. Oh, esatto. Finalmente, questo lo volevamo sapere. Siamo tutti pronti a una bella veglia del fuoco, esatto. Alla Neanderthal. Cibo. Il fuoco, si sa, sono gli elementi che creano immediatamente aggregazione. E perché non aggregarci? In fondo è il solo modo per sopravvivere. È vero. E come collegare il passato con il presente? Tracciando una linea che è comune della socialità. Venite, abbiamo trovato il filo conduttore. Prodotti COP, Panzanella, quest'uomo di Neanderthal veramente l'avrà conosciuto un cibo comune. Noi intanto ci facciamo un bel Panzanella party. E dite ragazzi, sì, va bene? Siamo felicissimi. Evviva! Evviva la storia, evviva le nostre radici, ma soprattutto evviva la socialità. Bravi ragazzi, bravissimi, continuate così.
E ora che ho finito tutte le domande dell'agenda, non mi resta che ringraziarti, a te e a tutto il tuo staff, siete veramente meravigliosi, coraggiosi e fate anche un grande servizio alla comunità. Grazie Vincenzo. Grazie a voi soprattutto, davvero, grazie. Speriamo di rivederci presto. Speriamo che possiate tornare presto senza queste mascherine e a poter godere anche di una bella visita dal vivo di questa grotta. Benissimo, ciao Soci. Ciao. Avete sentito l'invito? Lo accogliamo ben volentieri. Esattamente, vi si aspetta. Ciao. Monte Argentario e Argentarola. Monte Argentario da sempre sede di piacere e non solo dei Domiziano Barbi, che erano commercianti di argento, ma l'Argentarola è stata proprio presa d'assedio da una bellissima colonia di gabbiani che vengono qui per socializzare. Forza Soci, prendiamo la cima! Forza! Finalmente siamo tornati con i piedi a terra, però bella giornata, certo. Faticosa ma bellissima. È stato un bel video hop track, che dite? Sì, direi proprio di sì. Ora andiamo alla conclusione, via! E andiamo alla conclusione. In fuga dalla sua tormentata vita giunse qui un grande artista, Michelangelo Merisi, proprio qui al porto di Porto Ercole, dove purtroppo perse la vita. Qui, dove oggi c'è un giardino, era ospitato il cimitero per gli stranieri di Porto Ercole, dove pare siano state ritrovate le famose spoglie di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Ma qual è il motivo di un insediamento spagnolo proprio qui all'Argentario? Forte Filippo, La Rocca, Forte Stella, un triangolo di protezione e visione a 360 gradi su tutta la costa di questo basso Tirreno. E nel nostro Cop Track non può mancare un accenno a quelle che sono le personalità che ha accolto il Monte Argentario, custode geloso della privacy di grandi personaggi, dall'imperatore Nerone con le sue ville marittime fino alle moderne personalità imprenditoriali come l'Agnelli o dello spettacolo come la tanto amata Raffaella Carrà e la sua villa a Cala Piccola. Ma Lorenzo, com'è nata questa cosa di fare il marinaio? È stato un caso oppure è una scelta? È stato un caso che poi è diventata scelta, perché mio papà era comandante, aveva una barca, due barche, tre barche, poi vabbè, mi sono ritrovata in famiglia il lavoro, ecco, sono stata fortunata e piano piano, crescendo, ho fatto il libretto di mare, ho fatto tutto il percorso che fa di solito un uomo e niente, poi mi sono appassionata sempre di più, ogni anno di più, ecco, tutto che è faticoso, basta stringere un po' i denti e andare avanti. Però è un lavoro, secondo me, alla portata di tutti, basta averci la volontà, basta averci un po' di passione, basta prenderla anche come divertimento, ecco, perché alla fine sono fortunata, il mio ufficio è differente. E anche oggi abbiamo fatto una bella esperienza di luoghi, persone, storie di una ricchezza incredibile, una ricchezza antropologica, naturalistica, storica, che ci dà veramente la sensazione di una completezza e connessione con tutto quello che ci circonda. Quindi grazie al Cop Track e grazie soprattutto alla sezione Soci Costa d'Argento per averci fatto conoscere questo spaccato particolare del Monte Argentario. Loriana, questa conclusione, dove vai?